su tutto. No, ma non è così, ho sentito una spilza di fake news da parte del professor Revelli, mi dispiace. Allora, ci sono tutta, è così, ci sono tutta una serie di semplificazioni e questioni che non vengono bene spiegate. Primo punto, l'uso terapeutico della cannabis ad oggi è già legale. Cioè, in Italia è già legale utilizzare la cannabis per uso terapeutico. Però questo non viene praticamente di produzione di approvvigionamento, certamente, però di recente però lo Stato italiano ha fatto insieme al Ministero della Difesa un nuovo protocollo per aumentare quella che è la produzione di cannabis legale per uso terapeutico. Quindi un conto è l'uso terapeutico, che è già legale. Un altro conto è l'utilizzo della cannabis per uso ricreativo. Stiamo parlando di questo nel referendum, ma attenzione, perché nel referendum volutamente, evidentemente per confondere in particolare le giovani generazioni, si parla di referendum su cannabis legale, ma il quesito referendario, se lo andiamo a leggere, parla di legalizzare la coltivazione di tutte le sostanze. Quindi noi non stiamo parlando di legalizzare solo la coltivazione della cannabis, ma anche di altre piante, per esempio la pianta della coca, che non vuol dire la cocaina, è una cosa diversa. Però se passasse questo referendum si andrebbe a legalizzare. Giubilei, che ci fa lei con una pianta di coca quando se la coltiva sul balcone, se poi non la raffina e non la estrae? Si beve la Coca-Cola. Le sembra giusto, secondo lei, che un giovane italiano possa coltivare una pianta di coca sul proprio balcone? No, cioè, io lo sfido, se ci riesce a coltivarla in Italia con le condizioni climatiche che abbiamo, secondo me gli va dato un premio in agronomia. Bene, lei ha toccato per esempio un altro punto che è molto importante, cioè il fatto che mentre da un lato giustamente parliamo del tema dell'inquinamento, parliamo del tema dell'ambiente, nessuno dice che nel momento in cui viene legalizzata quella che è la coltivazione della cannabis andremo a creare dei problemi per l'ambiente, per l'inquinamento altissimi. Perché questo avviene? Perché la coltivazione di cannabis avviene prevalentemente, come lei ben sa Magi, in delle serre, avviene indoor. Per coltivare la cannabis c'è un consumo energetico, un consumo di acqua altissimo, e andremo a distruggere poi quella che è l'agricoltura italiana, perché ovviamente però tanti questi sono argomenti cui... questi io spero davvero che la Corte oggi decida per l'ammissibilità di questo quesito, perché almeno ci sarà il modo di approfondirlo nelle settimane prossime, nei mesi prossimi, perché allora le rispondo che la coltura della canapa è una delle più indicate per i terreni che vanno depurati da inquinamento chimico e quindi viene utilizzata già oggi nel nostro paese proprio per riportare quei terreni a un uso poi destinato ad altre colture. Quindi parliamo? Il problema è che tu vai a distruggere gran parte del settore agricolo italiano, perché nel momento in cui un agricoltore... Ma basta andare in Albania e basta andare in Serbia, dove ci sono, come lei ben sa, enormi piantagioni di cannabis, e nel momento in cui un agricoltore italiano deve decidere se coltivare lattuga piuttosto che qualsiasi altro Giubilei, genere... sul fine vita invece qual è la sua posizione? Sul fine vita c'è un problema nel merito del quesito. Cioè il problema è che il quesito prevede l'abrogazione dell'articolo 579 che parla di omicidio del consenziente. Allora noi andiamo a semplificare un tema estremamente complesso su cui c'è una discussione da anni, su cui anche il Parlamento sta portando avanti una discussione, e nel momento in cui dovesse passare questo referendum il rischio qual è? Che il rischio è che l'individuo non ha sempre purtroppo la lucidità per decidere in determinate situazioni. Cioè noi andiamo a semplificare abrogando l'articolo 579 che parla di omicidio del consenziente, e quindi sostanzialmente concediamo a ogni individuo la possibilità di dire: io penso di non voler restare più in vita, e senza andare a giudicare poi nel merito in modo più specifico si può potenzialmente togliere la vita a qualsiasi persona semplicemente per il fatto di esprimere una volontà che, come ben sappiamo, nel basta momento questo, basta di che io dica, ma non no, mi va più di no, andare avanti così, ma non è così, come dicevamo prima, c'è